La Terra è sostanzialmente la nostra nave che ci porta in giro per l'universo e questa nave ha delle risorse, che sono delle risorse finite e ha un ecosistema bilanciato e delicato e noi facciamo parte di questo sistema e utilizziamo queste risorse e dobbiamo veramente trovare il modo di utilizzare queste risorse e gestire questo sistema in modo sostenibile. Perché se sfruttiamo le risorse senza curarci che queste si rigenerano, prima o poi finiscono. Una delle cose, una delle qualità, una delle possibilità che hanno i viaggi spaziali o di andare fuori dalla Terra è quello di cementare questa idea, perché da su veramente io ho avuto l'impressione di essere su questa nave, non ce l'ho quando sono sulla Terra. Invece da lassù, questa idea si è veramente cementata. Dall'altro lato ho anche visto come questo pianeta è fragile, come questo stratino di atmosfera che abbiamo sopra, veramente piccolo, possa evaporare, o sembra che un pochettino, un movimento così se ne vada. E senza di quello noi sicuramente non riusciremo a vivere, saremo come la Luna o come Marte. E quindi la cura del pianeta, stando attenti a quello che facciamo, stando attenti ai cambiamenti che facciamo. Stanno attento a come cambiamo i fiumi, a come usiamo le risorse riscaldando l'atmosfera, cambiando i mari, catturando energia e utilizzandola. Dobbiamo veramente stare attenti. Ho detto che sono convinto che nel futuro il viaggio spaziale avrà una grande esplosione, così come è successo negli ultimi 100 anni che il volo in aereo si è esploso e ora sia diventata una cosa normale. È normale andare in agenzia di viaggio, comprare il biglietto e andare a New York il giorno dopo, relativamente normale, relativamente poco costoso. Sono convinto che in futuro si riuscirà a fare questo anche per i voli spaziali, il turismo spaziale, perché secondo me è importante andare su e prendere coscienza di questo pianeta che è estremamente bello, della sua fragilità. Noi sostanzialmente stiamo cercando di ottimizzare questo pianeta. Ottimizzarlo per noi. Ed ecco perché costruiamo le isole. È molto meglio quando tu parti da zero, costruisci una isola come la vuoi, nel modo che tu vuoi e te la fai e funziona benissimo per te. Ebbene, è molto meglio se tu prendi un fiume, ho delle immagini del Mississippi, per esempio, negli Stati Uniti, e fai gli argini e canalizzi questo fiume e te lo mandi nel Golfo del Messico. Guarda dallo spazio cosa succede quando fai così. Cambi profondamente, sostanzialmente, il modo con cui l'acqua va al mare, il modo con cui queste cose vengono gestite. Poi c'è le alluvioni a monte, c'hai i sedimenti che vanno verso il basso. Cioè, ci sono degli effetti a livello microscopico che poi diventano macroscopici che sono veramente difficili da sentire e da vedere. Quella dell'isola è un esempio anche piccolo. Il discorso che da fare è: siamo in un ecosistema veramente delicato e noi questo ecosistema lo cambiamo per farlo girare come ci fa comodo a noi, che va bene da un lato. Dall'altro dobbiamo essere coscienti del fatto che questo è un cambio e che questo ecosistema delicato si sposta in un modo o in un altro e dobbiamo veramente stare attenti, il caso delle correnti in quel caso, ma ce ne sono migliaia e migliaia di altri casi dove microscopicamente, neanche tanto lì perché parliamo di chilometri, chilometri e chilometri, ma diciamo microscopicamente, se guardiamo tutta la Terra, piano piano. Questa terra la stiamo cambiando, questo ecosistema lo stiamo toccando e chissà chi lo sa dove stiamo andando. E tu arrivi in orbita, non c'è più la forza di gravità e per le prime settimane ti forzi a fare le cose nello stesso modo che le fai sulla Terra e ti accorgi dopo un po' che stai facendo una fatica immane, che non riesci a gestire le cose, che non funziona. Io mi sono sentito un bambino alla riscoperta di questo mondo, nel provare, nel sperimentare, nel trovare soluzioni nuove. E ho avuto tantissimi momenti di Eureka, guarda qui cosa ho scoperto, come si riesce a fare questa cosa in modo molto semplice. E se ci provi a farla così sulla Terra, t'ammazzi o distruggi qualcosa. Quindi questa scoperta, questo senso di scoperta, questo senso di raggiungimento, di aver trovato il nodo, il bandolo della matassa, di aver trovato una cosa nuova, è veramente forte, è veramente interessante. Noi facciamo questo processo da bambini.
E quindi non ci rendiamo conto di come facciamo. Rifare questo processo da adulti vuol dire invece apprezzarne le capacità, e dal punto di vista psicologico, dal punto di vista umano, è molto molto bello. Questa riscoperta è veramente bella.